È una donna di preghiera, la conosco poco, però si possono conoscere anche le persone per riflesso. Conoscendo l'Apostolo Enzo si può conoscere anche la moglie, perché dietro un grande uomo si dice che c'è una grande donna. No, 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 no. Credo, non ce lo contestiamo, ma credo che se sei qua, mi permetto con tanto di rispetto, di onore, se sei qua credo che grazie a questa donna che Dio ti ha messo a fianco. È una donna, non la conosco, non ci siamo incontrati, questa è la seconda volta, abbiamo avuto l'onore di vederci mezza giornata in Grecia, prima della pandemia, questa è la seconda volta, poi l'ho vista qualche volta nell'intercessione che conduce il martedì, e credo che comunque, conoscendo l'Apostolo Enzo, sento nel mio cuore, nel mio spirito, che è una donna che sa sostenere le braccia di suo marito, che sa pregare, non soltanto, credo che è un pilastro per la Chiesa. Pastore Laura, sei a casa, fai tutto quello che vuoi. Siamo certi che lo Spirito Santo ti userà per benedire la nostra vita. Grazie, siete meravigliosi. Solo anche io, no, non è solo perché tutti stanno scendendo. Prima ho chiesto se era meglio su o meglio giù. Una delle mie doti è lo spirito di adattamento. Non si vede o non sembra, ma tutte le cose che mi fanno stare troppo in vista non mi fanno sentire a mio agio, però voi non ve ne accorgerete, questo è un altro segreto. Diciamo che sì, io vi ringrazio, perché questa volta in effetti avevo accolto questo invito, per non dire sempre anche no a mio marito, no? Perché spesso mi va vieni e gli dico no, e poi ci ripenso e dico magari aspetta, rifletto. Vabbè, noi abbiamo una vita abbastanza ricca, quindi una famiglia numerosa anche come chiesa, e tanti impegni, e abbiamo anche tanti pesi in casa, abbiamo una piccola fattoria, quindi se qualcuno non si prende cura di tutto quello che lascio è un vero problema, questa è una nostra difficoltà. Però io vi ringrazio, perché ero venuta di fatto per accompagnare mio marito, però mi hanno fatto questa bella sorpresa. Dice no, noi vogliamo che tu porti qualcosa, un messaggio, qualcosa che ci possa edificare, e questo ha creato in me un certo travaglio, come sempre, perché mi sento una grande responsabilità. Quindi io vi ringrazio anche della fiducia, dell'accoglienza, delle coccole che ci avete fatto in questi giorni. Quindi avete dei pastori meravigliosi, veramente vi ringrazio, Maurizio e Zina, siete dolcissimi, ed è vero. A volte non c'è bisogno di frequentarsi tanto, però bastano pochi momenti per capire di avere tante cose in comune, no? Di entrare in sintonia. E quindi io vi ringrazio, ringrazio anche voi che comunque siete qui, avete superato il disagio della sonnolenza pomeridiana. Io farò del mio meglio per tenervi svegli, e credo che ci sono delle buone possibilità per farlo. Eventualmente mi metto a gridare pure io, non lo so, farò qualcosa. Se vi vedo sonnecchiare vi scuoterò con tutti i sistemi e mezzi che conosco, anche perché a volte provo imbarazzo a riguardare i miei momenti di preghiera, perché faccio, che mi succede? Cioè, in realtà sono dei momenti in cui uno si isola e agisce magari in una maniera diversa da come solitamente uno si muove. E quindi io adesso vi porterò un messaggio, cercando di concentrare al massimo. Avevo creato un titolo e l'ho girato e rigirato, sono tre domande in realtà, che sono diventate un titolo interscambiabile, ma sono tutte cose concatenate. E c'è un brano che mi piace molto, che è la base e l'avvio di questo messaggio, però poi c'è tanto altro. Io volevo ringraziare il nostro Dio, mi volevo prendere proprio pochi secondi perché Lui mi dia proprio la saggezza di gestire anche il tempo, affinché non lo debba sottrarre poi al mio maritino, che credo anche lui debba proseguire e avere il tempo necessario per esprimere quello che il Signore gli ha messo in cuore. Quindi io voglio ringraziare il mio papà meraviglioso, che mi ha dato l'opportunità, la fiducia,
e mi ha creato le condizioni migliori perché io possa ricevere e offrire quello che ho ricevuto, perché credo che quello che è importante è portare qualcosa che hai vissuto dentro di te, che hai metabolizzato e che ti stai impegnando a portare a termine, perché non siamo, ovviamente non abbiamo finito questa corsa, quindi l'impegno è davvero complesso, ma ce la possiamo fare. Quindi Signore, io ti ringrazio di questo, benedico questa chiesa, questo popolo, e sono certa che questa è un'opportunità di svolta, di cambiamento. Ogni occasione è quella che tu prepari per i tuoi figli che hanno delle aspettative. E quindi Signore, ti ringrazio e ti lodo, e sono certa che farai cose straordinarie nel nome potente di Gesù. Amen. Cosa pesto? Un sasso. Diciamo, che cos'ho? Magari per tenermi anch'io bella vispa. Intanto mi smonto questa giacca. Me la volevo tenere, ma credo che non ce la faccio. Perché? Oh. Ecco, sì, sono in perfetta sintonia con... È profetico, sì, questa è una delle mie magliette preferite, si capisce? E quindi siamo in perfetta sintonia con quello che abbiamo alle spalle. Allora, il titolo, come vi dicevo, è cos'è il pensiero dell'eternità? Perché questa frase in realtà è dentro un brano molto conosciuto che è in Ecclesiaste, il capitolo 3. Io leggerò velocemente dall'1 al 15, ma mentre vado a prendere questo piccolo verso, io mi sono fatta delle domande, perché c'è una connessione molto forte per comprendere in che tempo siamo e quanto tempo abbiamo. Perché spesso ce lo diciamo, ma in realtà poi siamo così presi dalla vita quotidiana che ci scordiamo a che punto siamo. Poco fa, proprio con mio marito, dicevamo questo. E sembra, cioè, siamo stati quasi derubati di 2 anni di vita normale, e sembra che ormai è tutto passato, cioè abbiamo ripreso da dove abbiamo lasciato, e il rischio è molto alto. E quindi volevo attirare la vostra attenzione su questo aspetto, che è fondamentale per la vita di ogni figlio di Dio, non solo cristiano, che si dice cristiano, che cerca di avere un'immagine della cristianità, ma che secondo me più che mai adesso deve avere la sostanza, perché ormai siamo davvero agli sgoccioli. E quindi io leggo insieme a voi volentieri questo brano meraviglioso, che molti leggono come una bella poesia, perché è bello anche da ascoltare per chi non è credente, lo cita, lo porta, è bello perché funziona, no? È bello anche da, proprio da leggere come se fosse una poesia. Dice così: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per demolire, un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare, un tempo per gettare via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. E noi lo sappiamo bene che significa, perché per noi è stata una tragedia, anche i baci. Un tempo per cercare, un tempo per perdere, un tempo per conservare, un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere, una dote che le donne spesso non abbiamo, per citare le caratteristiche delle donne, e un tempo per parlare, un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra, un tempo per la pace. E poi lui giustamente dice: ma dopo tutto questo racconto, alla fine tutta sta fatica, tutto capire che devo fare, che non devo fare, poi dove vado a finire? Dice: che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? E poi dice: io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio però ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. E questo mi ha sempre appassionato, questo verso, mi ha sempre aperto un mondo ogni volta che lo leggo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. In effetti qua Salomone parla come quasi se lo sta raccontando uno che non crede, no? Cioè lo racconta quasi in terza persona, l'ha vissuto, ha capito il senso di tutte queste parole, però poi a un certo punto dice: però ho visto anche Dio che gli dà un gran da fare agli esseri umani.
E però ha messo qualcosa dentro di loro. Lui è come se fosse un narratore quasi, non uno che vive questa esperienza. E poi dice, fondamentale, che ha riconosciuto che quello che Dio fa è per sempre. E poi dice, giustamente, da persona sensata nello spirito, che non possiamo né aggiungere né togliere. Se abbiamo buon senno e abbiamo compreso quello che Dio vuole fare, non possiamo avere la presunzione, l'arroganza di dire, ah, però magari, forse, questo forse voleva dire. A volte si gioca tanto sulle parole, ma la cosa straordinaria della parola di Dio è che spesso è estrema, semplice, dice delle cose precise e non c'è bisogno che noi come europei ricamiamo storie infinite di quello che è netto, proprio che non lascia scampo alla nostra fede, alla nostra responsabilità. E quindi proprio anche è importante quando a un certo punto dice Dio fa così perché gli uomini lo temano, mette quest'altra sottolineatura. E poi fa vedere, fa intuire che c'è un ciclo continuo, no? di movimenti che nello spirito accadono, di vicende che ci coinvolgono e che si ripetono. Ma in questo ripetersi noi dovremmo essere capaci di distinguere, come a volte è stato largamente approfondito da chi ne sa più di me, di fare una distinzione fra il Kairos e il Kronos. Inevitabilmente lo dobbiamo fare, funziona pure per l'intelligenza, anche quella più semplice, no? È ovvio che noi, con questo pensiero dell'eternità lasciato lì in un angolo, non possiamo andare oltre. Quindi nel momento in cui comprendiamo che questo pensiero dell'eternità è l'inizio di un percorso che ci porta avanti, ci fa entrare in sintonia con Lui, allora a questo punto comprendiamo come le due cose si fondono. Io posso, devo ricercare e devo scoprire giorno per giorno questa sintonia, viverla, affinché il mio tempo quotidiano, anche della vita quotidiana, come lì Salomone ci racconta, possa essere proprio messo quasi a combaciare con il Cronos di Dio. Quando Dio dice, da un canto dice i miei pensieri non sono i vostri pensieri, ma dall'altro dice che noi possiamo avere i suoi pensieri, quindi diciamo, aspetta, ma li posso avere o non li posso avere? Voi pregate e io vi accontento in tutto, però dice, aspetta, però questa cosa, io vi insegnerò a pregare. Quindi io credo che è il momento, se non è ancora iniziato, o se è iniziato e l'abbiamo lasciato per strada, di focalizzare quali sono le azioni che noi dobbiamo compiere per entrare in questa realtà in maniera stabile e proseguire fino alla fine con gli occhi aperti, perché il tempo davvero è strettino. Poi io cosa ho fatto? Ho cercato velocemente, senza manco impegnarmi tantissimo, a vedere il significato della parola tempo nella prima nozione di vocabolario che ho trovato, quindi niente di... E ci aiuta un po', perché ci dà un po' le coordinate, no? Per capire come siamo combinati, come viviamo, dice lo sapevamo già, però a volte avere un punto di riferimento ci aiuta. E infatti dice, come primo diciamo nozione, che il tempo rappresenta proprio una nozione che organizza la mobile continuità di stati in cui si identificano le vicende umane e naturali, ricollegandola a un'idea di successione o di evoluzione. Infatti diciamo fluire, scorrere del tempo, il variare gli effetti, i pensieri nel tempo. Però giustamente poi dice spesso il tempo si contrappone all'eternità. Quando vuoi paragonare la vicenda naturale di nascita e morte, di principio e fine, con una corretta durata sottratta a tale ritmo. Quando ci viene a mancare una persona cara, quando si ferma qualcosa di importante nella nostra vita, allora noi ovviamente perdiamo i punti di riferimento e tutta questa teoria se ne va da tutt'altra parte. Quindi poi noi abbiamo anche il vantaggio che ci siamo dati una regola, quindi abbiamo scandito i giorni, le ore, quindi abbiamo avuto un aiuto per capire che questo tempo, in buona misura nelle nostre mani, gestibile, e noi lo possiamo usare come vogliamo nella nostra libertà. Ma la cosa più importante è che come figli di Dio non lo possiamo sprecare. E la Bibbia è piena, io prenderò solo alcuni riferimenti, ma la Bibbia è piena di raccomandazioni nel non perdere tempo, non sprecare tempo. Abbiamo passato 2 anni a sgolarci attraverso le telecamere, attraverso i mezzi di comunicazione, che devo dire
li abbiamo ampliati, ma non erano la fonte principale della nostra comunicazione. Eppure ci siamo sforzati di fare comprendere che questo tempo ci stava sfuggendo di mano, e ancora, ancora di più, si vede, si sottolinea dagli effetti collaterali di questa chiusura come, almeno io nella nostra realtà, vedo che c'è una grande difficoltà a vedere persone stabili nel tempo, solide, motivate, serie. Vediamo delle cose tristi, no? Cioè dei rivolgimenti proprio dettati da questa libertà che perde il punto di riferimento. Quindi questo pensiero dell'eternità, magari io penso di averlo afferrato quando ho creduto in Cristo, ma mi posso perdere per strada, perché quel tempo così prezioso diventa solo Cronos. Solo Cronos impazzito, ogni tanto acchiappo qualcosa, prendo al volo un messaggio, un brano della scrittura, un sogno, una predicazione che mi folgora, e poi dopo tutto questo torno a casa e ritorno a essere la persona che ero, sgarbata, aggressiva, confusionaria, disordinata, sleale, irresponsabile. Questo non è possibile. Dio dice: niente è impossibile a Dio, ma noi dobbiamo essere i primi a crederci. Quindi se qualcuno di noi, tra noi, ha la fortuna, tra virgolette fortuna, di essere cresciuto in una famiglia sana, per esempio, no? Non è sempre solo una garanzia, però spesso quello ti aiuta a essere una persona migliore. C'è chi non l'ha avuta questa possibilità, eppure abbiamo conosciuto persone straordinarie che avevano tanta voglia di essere persone diverse, non più avvicinate ai ricordi di com'era il padre, di com'era la madre, proprio si sono voluti affrancare, no? Anche figli di persone che vivevano nella malavita o che avevano fatto delle cose terribili. Quindi questo ci insegna che non ci sono posizioni più o meno favorevoli, definitive. Non ce n'è per Dio. Quindi noi siamo i promotori, gli artefici, coloro i quali porteranno questa generazione, compresi noi, che dobbiamo arrivare fino alla fine, porteranno tutte le altre persone che ci ascoltano, che ci seguono a questa realtà, stando saldi e non perdendosi a destra e a sinistra. Io quello che notavo e noto, spesso lo dico a mio marito, mi dà l'impressione, in questi, non è solo un'impressione, che è come se molte persone con cui condividiamo il cammino, il servizio, la fede, è come se stessero correndo ad arraffare e fare più cose possibili prima che non ci arrivano. C'è il contrario, cioè il tempo, quel poco tempo di cui parleremo ancora in maniera più approfondita, praticamente lo usiamo per fare ancora cose inutili. Cioè, sebbene quel brano ci chiarisce che Dio ha preparato anche delle cose belle per noi, Dio vuole che noi siamo felici, Dio vuole che noi siamo in armonia con le persone che sono della nostra casa, della nostra famiglia, con le persone che seguono il cammino con noi nella fede. Dio è nella gioia più grande se non riusciamo a cogliere pienamente questa benedizione, quello shalom, no? Che a volte sembra un film di fantascienza. Ma perché? Non è colpa di Dio. Abbiamo detto in questi due giorni, si sono sgolati per dire che è tutto fatto, che è tutto compiuto. Anche quando l'apostolo Liero parlava della grazia, si è mantenuto in un filo così sottile, quando a un certo punto ha detto è tutto proprio così preciso, così, che lo dobbiamo solo fare. Eppure quanti di noi riusciamo a rispecchiarci in questa coerenza? Ahimè, penso di diventiamo più rossi di questa maglietta, per quante stupidaggini, leggerezze, superficialità manifestano la nostra vita. E non solo con le persone intime, che magari uno dice, vabbè, dai, ho fatto una cavolata con mio marito, con mia figlia, resta tutto qua. Quindi dobbiamo fare attenzione, perché è molto più alto il traguardo a cui ci vuole portare il nostro Dio.
Noi non possiamo vivere di sopravvivenza alla fede. Dio non ci sta chiamando a trascinarci verso la fine di questi tempi a quattro piedi, senza forze, denutriti, tutti strappati, rovinati dalla vita di ogni giorno. Dio ci sta chiamando per arrivare a quel momento con una dignità, con un vigore, con una forza, con una gioia che deve rappresentare una vittoria piena. Non una salvezza per i capelli, strappati come di mezzo al fuoco quando lui dice sarete presi per i capelli. Cioè, ma immaginare dopo una vita di insegnamenti, di riunioni, c'è chi non ce li ha, davvero? Manco quelli li può salvare, perché se non trovi neanche i capelli non c'è speranza. Quindi cercate di fare qualche lozione di ricrescita, qualche trapianto che ultimamente si sta usando tanto e pare che funzioni. E quindi poi proprio per rimarcare quello che vi diciamo, siamo alla fine, dici in che tempo siamo? Siamo alla fine e proprio c'è un passo, semmai ve lo foste dimenticati, nella lettera di Giuda al capitolo 1 dal 17 al 19, cioè proprio la parte più saliente, che dice: ma voi carissimi ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto, quando vi dicevano negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito. E quante ce n'è di queste situazioni, no? Tristemente. Quindi non è che ci vuole tanta fantasia o tanta ricerca minuziosa, quasi investigativa. Cioè, siamo in un tempo complicato, no? Dove anche le relazioni si guastano per un nulla, ma sempre perché stiamo partendo male e stiamo vivendo male le istruzioni che Dio ci dà, chiare, limpide, semplici. A volte noi ci perdiamo in ragionamenti quando le indicazioni di Gesù, la sua vita, che è stato il riflesso di quello che dovremmo fare, e tutte le spiegazioni, le parabole, le indicazioni, gli esempi, sono di una chiarezza e dimostrano e mostrano come tutta la responsabilità ce l'abbiamo noi. Se noi falliamo questo percorso, se noi arriviamo con stento i vestiti addosso, se noi arriviamo claudicanti, massacrati, non ce la possiamo prendere con Dio, perché ce lo siamo ripetuto tante volte che è tutto compiuto, è tutto fatto, è tutta l'eredità, il patrimonio che lui ci dà, il lascito, in tutte le maniere l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto. Ma la nostra responsabilità? Cioè, non possiamo solo dire fa tutto Dio. Vero, lui ha fatto tutto, ma io devo prendere posizione e decidere di appropriarmi di queste promesse, se no non vado da nessuna parte. Noi siamo ambasciatori, noi facciamo miracoli, noi facciamo questo, noi facciamo quello, ma se io non mi metto nelle condizioni di fare tutto questo, quello che è scritto non mi appartiene. E non è colpa di Dio che non me lo vuole dare, perché ha fatto discriminazione e allora ha scelto l'uomo più della donna, o la donna latina, o la donna non lo so di quale popolazione. Cioè, non c'è una discriminazione, la discriminazione la facciamo noi, proprio alla radice di quello che Dio ha dato generosamente a tutta l'umanità. E anche quando ha affidato al suo popolo, che l'ha scelto volutamente quel popolo, a un certo punto se l'è dovuta pure sbrigare da solo, perché quel popolo si è inorgoglito a tal punto di pensare che c'erano solo loro, e Dio un po' ha dovuto sistemare le cose per dire: io vi ho mandato per essere un esempio, non per avere l'esclusiva. Quindi ha dovuto aggiustare un po', perché siamo sempre al solito così testoni e orgogliosi che poi non riusciamo a fare in maniera fluida quello che lui ci chiama a fare. E poi ovviamente, come quando dicevo proprio che il tempo che abbiamo è poco e abbiamo visto i segni, ce n'è tantissimi, un passo per esempio che io un po' l'ho un po' spezzettato è quello di Matteo 24. E manifesta e dimostra quello che sta succedendo in questi giorni, quando dice allora dal verso 10 al 13 dice: allora molti si svieranno, si tradiranno, si odieranno a vicenda, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, e ce n'è tantissime di queste realtà. L'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Quanto è vera questa cosa?
per esempio, la nostra capacità di sopportazione. Quando dice di perdonare, 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 quando ti vedi questi flussi di persone che fanno cicli e ricicli, vengono, se ne vanno, tornano, poi ritornano, poi se ne vanno, poi tornano, e allora ti rendi conto che questo verso è per te. Tu dici, l'amore dei più si raffia, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo avere grande disponibilità e grande accoglienza. E poi dice infatti che a un certo punto chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Allora, comunque sia, a un certo punto apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria e manderà i suoi angeli con un gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. E poi fa l'esempio storico: imparate dal figo questa similitudine, perché quando i suoi rami già diventano teneri e mettono le foglie, allora sapete che l'estate è vicina. E noi ci facciamo questo esempio perché anche questo è molto poetico, però noi dove siamo? Cioè il tempo ci sfugge dalle mani, ma ci stiamo rendendo conto che davvero dall'oggi al domani succedono delle cose che stravolgono la nostra vita? Cioè noi abbiamo, a proposito, io sto per fare una cosa nuova, nel giro di qualche settimana praticamente il mondo si è girato sotto sopra e questo fu l'inizio del nostro 2020 con una predicazione che il Signore aveva messo nel cuore del nostro apostolo. E quindi cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo tanti segni ormai che ci danno questo senso di urgenza, questo senso di spinta verso una responsabilità che ancora oggi abbiamo il tempo di recuperare. Quindi ovunque ci troviamo non è finita, ma non possiamo sottrarci dalla nostra responsabilità, non possiamo dire ci penserò domani, come faceva la signora di Via Col Vento, storica attrice, domani un altro giorno, non manco sappiamo se domani ci siamo davvero, perché abbiamo tante realtà che ci confermano questo. E poi in Efesini, solo quel verso che ci piace tanto, anche qui al capitolo 5, il verso 16, quando dice recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. A volte ci possiamo svegliare e dire ma recuperiamolo sto tempo, ma io che sto facendo? Dove sono? In che cosa mi sto affannando? Non possiamo ancora fare i ragionamenti, no ma io prima mi devo laureare, no ma io prima devo cercare casa, poi devo cercare moglie, poi devo cercare questo. Cioè siamo già abbastanza avanti, no? Nell'esperienza, nelle opportunità che Dio ci ha dato, quindi non ci possiamo fare trovare come tanti sciocchi, impreparati di fronte a tutto quello che ci arriva. E poi ovviamente anche Satana sa, come dicevamo poc'anzi, Satana sa che il suo tempo sta scadendo e noi lo sappiamo pure perché Dio ce l'ha rivelato. E quindi lui è stato scagliato quando dice in Apocalisse 12:12 rallegratevi o cieli, o voi che abitate in essi, guai a voi o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore sapendo di avere poco tempo. Immaginate quanti anni sono passati da quando lui è stato scaraventato qui sulla terra. Ma noi non dovremmo imparare a vivere alla giornata, per carità, programmiamo il giusto perché dobbiamo essere persone serie, persone concrete, persone ordinate, ma dobbiamo pensare che da qua ce ne dobbiamo andare. Quindi non possiamo tentennare, essere superficiali, non ce lo possiamo più permettere, anche perché abbiamo passato sulla nostra pelle 2 anni terribili. Io non so voi, ma io non credo che ci sia qualcuno che sia stato bene, seppure il Signore ci ha fatto un regalo grandioso e non smetteremo mai di ringraziarlo, che in realtà le nostre chiese erano le uniche che potevano consentire uno scambio di relazioni quando tutto il mondo era isolato. Noi come chiese, come portatori di speranza, di sollievo, di risposte, siamo stati gli unici a poter essere autorizzati per muoverci da casa. Ma se non è un regalo questo? E ora dobbiamo tirare i nostri fratelli da casa? Che io mi collego, no ma io mi collego, tu
come ti colleghi? Non sappiamo manco se ora si inventano un'altra ventata di contagi e ci chiudono un'altra volta. Approfittiamo, no? Mentre ci hanno dato la via libera in estate, così ci divertiamo. Ad aprile ci tutti fuori, come le, quando si fa la ricreazione a scuola. Bambini fuori, andate a fare la merenda. Sembra quasi questa scena, come hanno fatto l'anno scorso, quindi mi sa che la storia la conosciamo. E poi c'è un altro brano molto bello, corposo, che è in Primo Pietro, al capitolo 4, verso 2-3, quando fa questa esortazione e dicendo, cioè, adoperatevi per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Se non è questo il tempo di consacrarci, qual è? Cioè, a volte noi diciamo, no, ma noi non sappiamo né il tempo né l'ora. È vero, anche gli apostoli a suo tempo pensavano che Gesù se n'era andato per un paio di settimane e sono passati molti anni. Però io non credo che le condizioni anche del mondo conosciuto di allora, io capisco la loro speranza di essere liberati, perché per chi sa cosa vuol dire vivere nella fede e a coscienza non vede l'ora di togliere le tende, come si suol dire. E quindi questo brano anche che vi citavo di Proverbi mi ha sempre appassionato, perché spesso quando parlo con le persone che non credono gli dico, abbiate pazienza, io posso testimoniare di aver avuto una vita meravigliosa, una famiglia meravigliosa, non c'è stata una cosa che posso dire che mi è andata storta, lo dico con serenità, con orgoglio, con gioia, dico, ma se io però ancora oggi dovessi immaginare che la mia vita è tutta questa, sarei voluta andare via molti anni fa. Dice, ma come ragioni? Ma ve lo assicuro, cioè io questo discorso lo facevo a 7-8 anni, non lo faccio ora che ne ho 50, mi sono 50 un po' di più, e qualcosa di più, ma dico, cioè, ho avuto tante gioie dalla vita, la mia famiglia, tutte le conquiste fatte, cioè, ho visto tante cose belle nella mia vita, però l'idea anche di avere avuto una bella vita non mi basta. Dico, ma come fate? Cioè, glielo dico proprio chiaramente, dico, ma come fate a immaginare che nonostante veramente avete avuto la gioia di vivere una vita piena, vi potete accontentare che da un giorno all'altro non ci siete più, le persone che amate non ci sono più e basta, è finita la storia. Cioè, per me è insopportabile, insostenibile, quindi che ce ne facciamo di questo pensiero dell'eternità? Infatti io credo che le nozioni teoriche che poi ci siamo dati per darci una mano, per intelligenza che Dio ci ha fornito abbondantemente, servono solo per darci un orientamento, degli spunti. Ma il valore aggiunto, la chiave, il punto di riferimento, io l'ho chiamato anche timone, codice di accesso, per poter avere la vera pace e l'armonia interiore nonostante tutto, per averla pienamente, quel famoso shalom che vi citavo subito è prima, è davvero questo pensiero dell'eternità, perché come una scintilla, un seme, la possiamo identificare con qualcosa che dentro di noi deve essere sviluppata, ma c'è, ce l'hanno tutti. Tutti gli esseri umani ce l'hanno, parimente tutti sono nelle condizioni di poter prendere in un angolino del loro cuore questo piccolo seme e decidere cosa farne. Questa è la prima fase. Una volta che l'hai capito, non è finita. Perché c'è un progresso, c'è un percorso, c'è un ciclo personale, un movimento verso un arricchimento interiore, un'esperienza, un'attività spirituale senza la quale non possiamo vivere. Stamattina, no, ieri facevi l'esempio del pieno, cioè faccio il pieno alla macchina e penso che per tutta la vita con quella macchina, finché me la tengo io almeno perché sono speciale, mi dura, la vado a prendere dal concessionario e poi fra 20 anni gliela riporto con lo stesso pieno, capace, per avere poi magari una permuta, chi lo sa se me la fa. Quindi questo pensiero dell'eternità, quindi se noi ci crediamo o no, siamo alla fine dei tempi, quindi per chi è incuriosito, per chi è i primi passi, per chi forse si è perso e magari il Signore in qualche modo lo ha spinto inspiegabilmente verso
questo percorso rinnovato, magari dopo la pandemia ha creato delle scosse importanti nella vita di molte persone. Quindi cosa succede? Che noi abbiamo bisogno di uscire fuori da questa condizione per non ritrovarci senza forze, senza energie, senza pace. E quindi un termometro dentro di noi c'è. Io adesso, oggi, in questi tempi, in questi giorni, anche attraverso questo appuntamento divino, come l'abbiamo chiamato, come mi sento? Mi sono accorto di questa differenza? Ho percepito questa differenza? Sono in pace o sono una persona inquieta? Sono arrivato qui per dire un po' frastornato, sono più frastornato di prima, ho trovato delle risposte, le sto cercando davvero, oppure mi sono dato un paio d'ore per svagare e invece mi sono ritrovato inguaiato in qualcosa di più consistente. Ma che cosa ne vogliamo fare? In Romani 12:2 c'è sempre la famosa storia di non conformarci, che sembra quasi una barzelletta a volte, no? Perché quante volte ce lo siamo detto? Non conformatevi, ma siate rinnovati. Ma io a volte mi chiedo, ma qualcuno forse ancora non l'ha capito che significa? Cioè non è una bella frase poetica, perché poi veramente la Bibbia ha anche questo pregio, che dice delle cose in una maniera che si dice, bello, ma un bel pensiero. Ma noi dietro a quelle parole, che cosa abbiamo costruito, cosa stiamo costruendo, cosa rappresentano per noi? Non le possiamo leggere agli altri o immaginare che non conformarci a questo, glielo possiamo dire al vicino di casa perché ancora non sappiamo com'è messo spiritualmente. Riguarda me ogni giorno, io devo essere rinnovata nella mente, nel cuore, nelle intenzioni, perché mi corrigo in una maniera e mi sveglio in un'altra, vi garantisco che io ho percezione per me, ma ho percezione di tante persone che si corrigano in una maniera e si svegliano in un'altra, completamente come se come nei film. Cioè quelli che dimenticano pure casa, chi era la moglie, chi erano i figli, cioè cose incredibili, ma succedono davvero, non fingono. Quindi se una persona accanto a noi, che abbiamo visto crescere, l'abbiamo curata, la vediamo in queste condizioni, non mi viene di giudicarla e dire ah ma questo, mi viene timore, perché io dico ma che cosa capita, potrebbe accadere a me una cosa del genere, su cosa io mi sto fondando, su tante belle parole, su tante belle teorie o solo perché sono sempre presente in chiesa, perché canto, perché smondo, perché attacco, perché stacco? Queste cose sono un valore aggiunto e sono un dono che noi facciamo a noi stessi per dare valore a questa chiamata, perché noi non la possiamo mai colmare la bontà e la generosità di Dio con le nostre piccolezze, perché non serviamo a niente obiettivamente, cioè senza di Lui siamo davvero inutili, imbarazzanti, mancanti di qualsiasi cosa, anche quelli che siamo tra i migliori o pensiamo di essere migliori. E quindi a volte, proprio oggi, in questi giorni, mentre pensavo a questo messaggio, credo che ancora ci siano in mezzo a noi dei figli di Dio che ragionano come quegli aneddoti, no? Sapete gli esempi storici, quello che dice, ah, ma io non ammazzo, non rubo, non tradisco mia moglie. Ma sinceramente, ma questi ragionamenti non sono solo del rivenditore di giornali, del calzolaio, cioè la mentalità, seppure non tradotta in queste parole, a volte io la vedo tristemente nella vita di chi mi circonda, che dovrebbe essere pieno di fervore, pieno di energia, di entusiasmo, in un momento come questo dove davvero abbiamo un patrimonio, una responsabilità immensa verso tutte le persone, non solo che ci guardano perché noi facciamo teatro e quindi noi dobbiamo fare impersonare e fare sceneggiature, cioè noi abbiamo una grande responsabilità, non siamo chiamati solo a rappresentare qualcosa di esteriore e distante da noi, ma siamo chiamati a rappresentare un amore che per delega non solo ci è stato dato abbondantemente attraverso lo Spirito Santo, perché solo Lui può compiere poi la sostanza di quell'amore sublime, ma noi abbiamo il dovere di passarlo, di renderlo assimilabile a chi ci avvicina, a chi si incrocia con noi, attraversa per varie ragioni la nostra vita. Quindi
Ovviamente questo si associa al fatto che noi vediamo la nostra vita, se la nostra vita è spenta, non ha frutti, non ha vigore, non ha sostanza, questo è un termometro importante e non possiamo ignorarlo aspettando che Dio ritorni, perché tanto fa tutto Lui. Perché se io devo essere raccolto con la paletta da terra o con il raschietto, perché davvero sono praticamente devastato da vizi, da modi di fare sbagliati, da attitudini che non c'entrano niente, tempo, modo di agire, di fare, completamente fuori. Alcune cose sono proprio grezze. Non c'è bisogno di fare grande filosofia per vedere le piccolezze. Cioè, a volte è veramente drammatico vedere come ci si conduce. E quindi proprio in questo mi piace sempre ricordare il brano di Primo Timoteo, il capitolo 1, quando Paolo lo esorta non solo a dare indirizzo a chi era sballato, perché gli sballati non sono mancati mai le cose giuste, e lì Paolo spinge un po' con Timoteo e dice: fermati un altro pochino lì e aggiusta un po', prova a correggere quelli che si conducono malamente, ricordandogli che lo scopo di questo incarico è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Noi ci dobbiamo rispecchiare continuamente in questa cosa, perché mantenere un cuore puro, avere una buona coscienza e una fede sincera, ha bisogno di essere curata questa situazione, non è per tutta la vita. Io arrivo a Cristo con le migliori intenzioni, ma se io non mi curo di appoggiare la mia fede, tutte le mie buone intenzioni su queste attitudini, cioè intanto capire che lo scopo mio non è solo stare bene per me e le cose mie, perché Gesù ha curato se stesso pregando, intercedendo, cercando la comunione con Dio, e ce l'ha insegnato largamente come si fa, perché quando non aveva tempo di giorno lo faceva di notte. E poi ci ha dato istruzioni, perché quell'amore ha bisogno di essere passato, di essere condiviso, di essere reso facile, perché non ci puoi dire io ti amo e poi dove sei? Cioè, dobbiamo essere concreti, pratici, raggiungibili, no? A volte tante parole, no, conta su di me, e poi tieni il telefono staccato dalla mattina alla sera. Quando? Conta i giorni, i mesi, gli anni. Quindi non funziona così, dobbiamo essere anche, è chiaro che abbiamo bisogno anche di tempi di recupero, ma se siamo scocciati verso ciò a cui Dio ci sta chiamando, probabilmente non saremo pionieri di niente e manco sostenitore dei pionieri, perché chissà dove ci trovano, se ci trovano, perché ci perdiamo per strada probabilmente. Quindi la cosa meravigliosa è che noi abbiamo un potenziale già all'origine, non è vero, abbiamo anche il peccato, questo aspetto rognoso che abbiamo addosso fin dalla nascita, fin dal grembo di nostra madre, però abbiamo anche un potenziale, abbiamo l'uno, abbiamo l'altro, quindi non abbiamo scuse e non ce lo possiamo più raccontare, non veniamo più da quello che ci ha detto la nonna o la maestra di religione. Lo sappiamo come stanno le cose, noi abbiamo uguali e pari diritti di tutti i figli di Dio sparsi in ogni luogo, anche sconosciuto, perché Dio ha dato pari opportunità e quel potenziale dentro di noi e per ciascuno di noi, con la stessa misura, la stessa intensità, con la stessa forza, con le stesse credenziali, perché Lui ha detto: io vi ho mostrato come si fa, vi lascio tutto pronto. Una volta ho fatto l'esempio e secondo me è calzante, è come quando una donna esce di casa e lascia tutto pronto, la mangiare da infornare, tutta casa sistemata, basta che tu arrivi, è tutto pronto. Quindi è così, cioè Gesù ci ha lasciato tutto pronto, ma io qualcosa la devo fare, almeno sta cosa nel forno mettila, non l'ho preparata, almeno dagli una riscaldata, cioè qualcosa. E allora no,
a volte non è solo riscaldare, è proprio completare il tempo di cottura. Anche in questo abbiamo pensato pure questo. E poi c'è un'altra cosa, vedete, un'altra cosa meravigliosa, proprio in Romani 5:5, che sottolinea: la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi ecco il potenziale. Lui ha sparso, cioè lui ha già dato. Però se io opprimo, soffoco e mortifico questo potenziale, questo pensiero dell'eternità, dico vabbè, stai lì buono, poi ci pensiamo, non ti preoccupare, ora poi gli diamo una spolverata. Cioè lì resta. Io qualcosa la devo fare. Ed è veramente poco. È poco, perché c'è un mondo tutto da scoprire, un mondo da vivere che noi non riusciamo ad immaginare, perché io credo che noi questa sera, chi ascolta, chi magari vuole rivedere un po' la propria posizione, credo che questo messaggio può servire o chi deve iniziare, proprio che dice aspetta, io voglio capire, allora anche io posso arrivare a Dio, no? Perché tanti ti fanno: ma tu sei fortunato, io vorrei essere come te, ti vedo felice, vorrei avere la tua fede. Quante volte ce lo siamo sentito dire? Magari è la volta buona che ci provi e vedi che l'accesso è aperto, non c'è un numero chiuso, posti limitati, il biglietto c'è per tutti, già pagato pure. Quindi quando dice, proprio mi ripetevo questo nell'insieme di questo messaggio: o siamo in un cammino da iniziare, o siamo già nel cammino e magari siamo un po' in una fase di stallo, di confusione, in una prova, una difficoltà, dobbiamo tenere a mente, ad avere sempre chiaro che noi possiamo, attraverso la fede in Lui e l'entrare in questa realtà spirituale, vivere profondamente quello che Lui ci vuole dire, ci vuole dare, l'abbondanza. Quando dice che io ho preparato ogni cosa, io ho pensieri per voi di speranza, di futuro. Ma se io sono immobile, se io sono cristallizzato, pietrificato, ma come ce lo dà sto futuro? Se io non ho intenzione di fare nulla, perché noi non dobbiamo fare confusione. Lui ha fatto tutto, ma io qualcosa la devo fare. E per credere mi devo muovere in quella direzione, no? Quando questi servitori che conoscete bene anche per fatti compiuti prendono delle iniziative, hanno fatto qualcosa, no? Si sono spinti oltre quei limiti, quei confini, e magari in alcuni momenti della loro vita dice ma questi sono pazzi. Noi in questo periodo abbiamo fatto una cosa un po' pazza, a dire il vero. Però il Signore ci ha dato fiducia e ci ha fatto crescere in questa attesa di questo investimento che abbiamo fatto. Ma che facciamo? Aspettiamo che torni il Signore? E se torna fra 2 anni, fra 3 anni? Diciamo, ah no, ma noi abbiamo temporeggiato un pochettino perché erano gli ultimi tempi e quindi noi ci stavamo aspettando, ci stavamo facendo 4 conticini, magari era una cosa inutile. Ma che ben venga che Dio ci trova affaccendati mentre stiamo costruendo e innalzando il suo nome in maniera gloriosa, perché la dobbiamo smettere di fare le cose come i miseri. Dobbiamo fare le cose per dare gloria a Dio, perché le persone sono abituate a pensare che siamo dei poverelli che non hanno nient'altro nella vita che chiedere l'elemosina. Ma noi non chiediamo l'elemosina, perché Dio dà in abbondanza e generosamente ai propri figli. E chi sa comprendere questo ha una vita piena. E Dio non vede l'ora di vedere i suoi figli gioiosi, in armonia. Ha fatto tutto questo proprio per questo motivo. Lui non aveva bisogno di rallegrare il suo cuore appresso a noi, che sinceramente siamo piuttosto difficili da gestire, testoni e cocciuti. Quindi io credo che noi dobbiamo continuare questo processo di crescita, di trasformazione, cercando di essere più conformi possibili a un'identità consapevoli, essere proprio innamorati di Dio, e questo poi manifesterà e ci darà consapevolezza di essere in buona salute, perché la buona salute viene proprio da una fede
profonda, da una fede viva in Lui, nelle promesse, in tutto quello che Lui sta facendo per noi. E quindi io credo che noi ci dobbiamo concentrare su questo, fare quattro conticini, e credo che ce li dobbiamo fare spesso, ci fa solo bene. Io dico sempre, anche i messaggi che a volte sembrano più duri, più rigidi, più estremi, male non fanno mai. Perché se io mi faccio una revisionata, se io porto la macchina a revisionare prima dei tempi, quelli che loro ti suggeriscono sul chilometraggio, sull'usura, e trovano qualche elemento migliore, non lo cambio, non cambio gli pneumatici, non cambio l'olio, faccio, cioè mi trovo a buon punto. Quindi se io mi faccio una revisione che può sembrare eccessiva, ma perché no? Che male mi fa? Quindi non sfuggiamo alla possibilità che Dio ci possa visitare e dire: questa cosa è ora che tu la butti, perché il tempo che abbiamo scandito prima, no? Ci sono delle cose che magari fino a ieri erano buone, effettivamente il Signore ci aveva dato conferma che erano buone, ma può arrivare il momento che Lui ci dica: questo tempo è finito, adesso è un'altra storia. Il rinnovamento della mente è questa. Non possiamo essere fermi a quello che erano 10 anni fa o 2 anni fa. Come si fa a tornare a 2 anni fa? Ma voi ce la fate? Cioè, chi può ritornare a 2 anni fa? Noi siamo profondamente cambiati, che ci piaccia o no. Siamo stati profondamente toccati nelle emozioni, nei sentimenti, in tutto, anche spiritualmente, perché ci siamo sentiti davvero alla fine e un po' ci siamo sentiti anche inappropriati. Cioè siamo arrivati a quella linea di chiusura un tantino sbattendoci la faccia, e tanti ancora hanno i postumi di questa sbattuta di faccia. Quindi perché ora che abbiamo quest'attimo di tempo, non lo possiamo sapere domani che cosa si inventano a questo punto? Mi pare che stanno facendo delle prove tecniche belle chiare, no? Cioè si inventano le cose al momento, oggi gli va la siccità, domani gli va l'ambiente, vediamo, c'è tanta fantasia, e fanno quello che gli pare. Quindi noi non ci possiamo permettere di essere strumentalizzati come tutti gli altri. Noi sappiamo in chi abbiamo creduto, Dio non ha cambiato idea, Dio per noi il destino che aveva quando l'ha pianificato non l'ha cambiato. A dispetto di qualsiasi arrogante prevaricatore in base alla posizione e al ruolo che riveste. Quindi questo è un momento molto delicato, e io vi volevo spronare proprio questa capacità, questa serenità in un'autocritica costruttiva, affinché quando noi ci troviamo di fronte a questi versi non siano sempre, a me viene da sorridere che spesso per stimolarci, di al tuo vicino, dittelo, cioè dillo a te, non lo dire al tuo vicino, dittelo, dillo a te, dittelo. Stasera ho coniato un nuovo vocabolo, cioè diciamolo a noi, se impariamo a metterci in discussione, non spostiamo l'attenzione da noi. Se facciamo questo esercizio ci troveremo sempre avanti, sempre posizionati in una condizione più sicura, più tranquilla. Quindi io avevo brevemente preparato un'esortazione in preghiera di poche parole che possa sigillare. Quindi se vi volete alzare così ci sgranchiamo, per evitare di prendere più tempo, volevo proprio che potessimo sigillare questa intenzione, questo desiderio prendere, fare nostre queste parole. Le parole le ho scritte qua come promemoria, vediamo se ne vengono altre. Magari mi metto su, che possa essere una preghiera forte, sentita, partecipata, voluta, desiderata. Io non voglio usare il solito fa, Signore fa. Ci sto sempre molto attenta, perché la tentazione è forte, no? Perché fa tutto Lui, quindi meglio di Lui non fa niente nessuno. Però io credo che noi dobbiamo sinceramente, con tutto il cuore, chiedere a Dio che ci aiuti. Questo sì, perché del suo aiuto non possiamo fare a meno.
E quindi insieme desideravo che poteste ripetere con me queste semplici parole, affinché anche se magari vi è sfuggito qualcosa, avete bisogno di risentire il messaggio, di riprendere i versi, lo possiate fare con calma e rivedere un po' il tutto nel migliore dei modi. Avevo scritto così: Padre meraviglioso, aiutami a non distogliere lo sguardo dal mio destino, che va vissuto e posso vivere e sperimentare giorno per giorno, attimo per attimo, minuto per minuto. Voglio e decido di dare onore a questo grande privilegio che hai offerto alla mia vita. Aiutami a custodire, nutrire e usare del tuo Spirito Santo per il tuo regno e a tua lode e gloria. Grazie, grazie, grazie. Ricevo il tuo shalom nel nome di Gesù. Amen.